Siamo allo stadio Mentegodi, mancano tre giorni e la sentitissima sfida con il Napoli. La squadra di Andrea Mandorlini è stata accolta dai tifosi con grandissimo calore per questa iniziativa fortemente voluta per arrivare a questa sfida molto delicata nel miglior dei modi. Questo allenamento era previsto a Peschiera del Garda nel centro sportivo del Verona, però si è voluto fortemente far accompagnare la squadra dai tifosi verso una sfida molto delicata e molto difficile per l'Ellas Verona, lo dicono chiaramente i numeri. Infatti, nelle ultime quattro partite in Serie A, i gialloblu hanno realizzato zero punti contro i partenopei. Fortunatamente, però, in campo vanno i calciatori e non i numeri, e i calciatori dell'Ellas Verona hanno tanta voglia e vogliono mettere in difficoltà la squadra di Benitez con una grande prestazione. L'hanno ribadito a gran voce Luca Toni, ospite a Tikitaka in settimana, l'ha detto Nico Lopez in conferenza stampa e l'ha ribadito fortemente anche Bosco Jankovic sull'Ellas Verona Magazine. In particolare il serbo ha voluto sottolineare come la squadra sicuramente sul campo, su questo campo, ci metterà tutto quello che ha per raggiungere un risultato importantissimo per la classifica ma soprattutto per i tifosi. La partita in famiglia si sta per concludere. La squadra di Mandorlini ci ha messo corsa, voglia ed intensità. Questo per tutti i butai presenti che hanno sostenuto la squadra, ma anche per arrivare preparatissima e prontissima alla sfida con il Napoli.